Ciao a tutti, sono Auron The Guardian 98 e finalmente sono tornato nell'universo dei Pokémon. Il perché della mia grande assenza? Ve lo dico subito. Solo vedere i miei Pokémon si può notare il perché. Allora, ragazzi, come molti di voi sapranno, se usano anche loro Visual Boy Advance, premendo il tasto Shift F1, i tasti Shift ed F1 insieme, si salva il gioco, mentre se si preme solo F1 si carica il gioco. Stavo per fare questa puntata del gameplay, quando anziché premere F1 ho premuto Shift F1 e mi è toccato rifare il gioco da capo. Le buone notizie: ho appena battuto la palestra, il mio Trico possiede Miracle Seme, il mio Marill è ancora in addestramento, ho un Pukiena e soprattutto ho trovato un Tailow. Roba incredibile, eh? Tailow mi sarà utilissimo. Naturalmente io rimango fedele a Trico, per cui andiamo avanti. Sì, tu, zio Pera, l'abbiamo capito. Sì, il Timidro, la Mercedevon, ok. Il tunnel laggiù, va bene. Tu, avanti, sfidami. Sì, lo so. Su, ti prendo a pieno petto. Ah, un solo Pokémon, complimenti. Oh, un Machop, guarda che coincidenza. Io ho un Tailow. Lotta, beccata. Bye bye, Machop. No, cosa? Eh no. Eh no, caro mio. Questo non si fa. Beccata. Volevo provare a usare attacco rapido, ma mi sono ricordato che le mosse normali non sono molto efficaci su lotta. Boom! Livello 12 per il mio Tailow. Per un graffio ti fai una fasciatura, bene. Alto quoziente intellettivo. Comunque sia. Qua scendo. Fuck! Comunque sia. Vi volevo avvisare che proprio oggi, domenica, mi sembra domenica 21, sì, domenica 21, ci sarà un torneo di Magic a Lodi, un torneo un po' particolare, infatti voi porterete le vostre terre base, io porterò le mie terre base, e loro ti daranno delle carte apposite, 9 bustine di una nuova, mi sembra della serie 2013. E tu con queste carte dovrai farti un mazzo. Un mazzo giusto così improvvisato e combattere appunto con altri giocatori. Molto bella questa iniziativa. Partecipiamo io e Kitto the King. Infatti io sono appena tornato dalle vacanze. Kitto the King non è ancora andato. Voleva partecipare anche Sorrent99, ma purtroppo non parteciperà perché deve andare in vacanza. Ravoneir, anche lui parteciperà. E doveva partecipare anche Shark the Best, però non ha potuto. Sempre questioni vacanziere, mi sembra. Continuiamo così. Oh, un graffio. Attacco rapido. Knockout. Easy, fast and dolorous. Lo so che non è dolorous, però non mi ricordavo come si dice doloroso. So che dolore si dice pain. Però non so come si dice oso. Dolor oso. Tu, zia Pera, studio a scuola e studio anche mentre vado a casa. Oh, porca vacca, una nerd. Ci mancava solo la secchiona. Sì, buttami quel cavolo che vuoi, te l'abbatto. Oh, ah giusto, avevo premuto Alt. LOL. Con questo Pokémon facciamo una vecchia tecnica. Mettiamo in campo il nostro Tailow. T'hanno mai detto che sei stronzo? T'hanno mai detto che sei stronzo?
Per fortuna ho antiparalisi. Usa. Te. Pigliatelo in quel posto scuro e tempestoso. No, non zaino. Lotta. Beccata. Lotta. Attacco rapido. Knockout. Marius sale a livello 9, fantastico. Karen Scolara. Sì, hai perso. Zaino. Pozione. Usa. Su Taylor, perché ormai è KO, diciamocelo. Ecco, Pochiena. Ci fosse un Nincada, magari lo catturo. Perché sempre meglio avere un Pokémon in più. Poi Rincada, sapete quella cosa di che si divide, no? Che appare Shedinja e sì, era Shedinja. Sì, vabbè. Che dell'evoluzione di Nincada si sì, hanno due Pokémon, Pokémon normale e il suo scudo. Comunque sia, Pokémon, questo qui voglio fare una lotta doppia, per cui mi metterò Tailow e Trico. Forza, tutti guardate in mezzo. E vai! Sono troppo bravo. Sono troppo bravo. Bene. Questi due. Ciccio Bombo e Tappetto. Vediamo un po'. Mannaggia che precisione. Annienterò tutti e due. Tusi beccata e lo metti. No. Tusi assorbimento. E lo mandi a knockout. Ottimo lavoro, Trico. Oh, salito a livello 13. Attacco d'ala, certo. Allora, beccata. Sì, vabbè, facciamo di dimenticare beccata. È stato anche un errore, lo ammetto, mettere matto il dito su quel tasto. Allora sei tu stronzo, eh. Sai cosa faccio adesso? Eh? Sai cosa faccio? Lotta? Focale energia. Mentre ti faccio assorbimento. Perché quell'energia è mia. Mia. E la voglio indietro. Basta. Ora puoi anche morire per me. Attacco rapido su di lui. E tu fai attacco rapido su di lui. Voglio vedere se è più veloce di noi due. Fottuta spargispora. Troppo facile. Andiamo qua, vediamo se ho qualcosa contro l'avvelenamento. No, vediamo tra le bacche. Avvelenamento, fantastico. Usa. Taylor, sei di nuovo tra noi. Pokémon, mettiamo sempre Marill che è in allenamento, in fase di allenamento. Toh! Ma ha sgamato. Te la faremo vedere noi. Tu e chi? Ah, i due Pokémon. Beh, se ti dico, non me ne frega niente. Allora, guarda un secondo. Di solito Marill a livello 10 impara pistola acqua, la prima mossa è di tipo acqua, che è proprio quello che mi serve. Per cui, Marill rientra e vai tu, Trico. Oh, che dolore.
Dai, facciamo i seri. Dai, cavolo, devo essere serio. Sono appena ritornato. È super efficace. Mario 73 punti, Trico 73 punti. Sì, cambiamo Pokémon. Mario cambia. Comunque, ho trovato un'altra MN. No, MN. MT. Semitraglia. Lo so che serve ben poco e molti li piace perché infligge tanti. Se il Pokémon ha un attacco elevato, un attacco speciale elevato, perché è un attacco è una mossa di tipo speciale. Se è un attacco speciale elevato, può infliggere ingenti danni. Se invece è basso, è meglio usare una tecnica che infligga un danno solo. Tutta tecnica. Dai, così. Eccoci qua. Geodude è andato anche del KO. Come potete vedere abbiamo appena ottenuto un gameplay di Skyrim, magari se riesco a convincere il grande capo me lo prendo anch'io un gameplay di Skyrim. Mi prendo io un gameplay, buonanotte, il videogioco di Skyrim per Xbox. Sì, zio, ma io vorrei entrare, sai com'è? Ah. Qua ci sono un paio di allenatori. So che a molti non interessano le lotte, per cui interrompo qua il video e vi chiamo. Ok, ragazzi, sono tornato. È stata una cosa piuttosto rapida. Vi faccio vedere gli effetti dell'allenamento. Tailwhip al 14 e Tricol al 15. Niente di speciale. Ok, possiamo provare a entrare nel tunnel. Cos'è questa cosa? Questa cosina strana. Oh, una rientranza. Non è che c'entra mica una roccia del genere? No. Oh, rocce strane. Eravamo a passeggio io e il mio pico. Il mio pico è io, quando uno strano tipo ci ha salito. Non si è data gamba che sia il mio amatissimo pico. Ok, ragazzi. Questo è il tunnel Menferro. Da qui dovremmo sbucare ad un'altra zona. E inseguire quel malfattore del team Hydro e salvare Pico e la Devon SPA. Beh, naturalmente questo non succederà oggi. Beh, ragazzi, da Auron The Guardian 98 è tutto. Ci si vede in giro.